Chiaramente, decreto lavoro, possiamo chiederle un parere in merito. Beh, il parere riesco a darvelo compiuto quando avremo un testo, il dettaglio del provvedimento, perché al momento abbiamo ancora di fatto l'annuncio della Premier, il superamento del reddito di cittadinanza, ma certamente rileviamo un primo grande aspetto. Se tu dividi tra abili e non abili al lavoro, gli abili al lavoro, a questo strumento devi affiancare il salario minimo, perché rischi di mettere nel mercato del lavoro, non è un rischio, è un'opportunità, ma senza però un sistema di tutele, per cui gli togli il reddito di cittadinanza e hanno un salario di 3-4 euro all'ora che rischia di essere meno del reddito. Cioè, qui bisogna fare i conti con la realtà ed è il contrasto a situazioni di povertà che rischiano di esserci anche dentro contesti lavorativi. Il secondo è che è la seconda puntata del DEF, cioè se ricordate nell'aula del Parlamento il governo è andato sotto sul DEF, un DEF con uno scostamento che serviva ad assicurare questa misura di taglio del cuneo contributivo, doveva essere a maggio, infatti il primo di maggio c'è stato in pompa magna l'annuncio, in realtà sarà da luglio a dicembre per soli 6 mesi, tenendo invariato l'importo disponibile, cioè tra i 3 e i 4 miliardi di euro. Questa rischia di essere davvero non solo una misura spot, ma il fatto che dal 1° di gennaio arriveranno a scadenza questo intervento, quello di Draghi di 5 miliardi e il fatto che questo, essendo su 6 mesi, se vuoi confermarlo sulla prossima annualità, costa il doppio perché i mesi sono 12. Ecco, ci sembra davvero un'improvvisazione, una mancanza di programmazione troppo seria questa.